Anche in questo caso mi piace fare riferimento a quello che c'è scritto in questo testo, perché, vabbè, che ci sia una problematicità sul servizio di trasporto pubblico locale nell'area ovest di Milano, penso che non lo possa negare nessuno. Come pure il fatto che quell'area ha subito, come dire, il peso di grandi opere infrastrutturali come l'alta velocità, senza peraltro quei miglioramenti della qualità ambientale che ci si sarebbe aspettati. Terzo paragrafo, stanziamento di 13 milioni di euro per realizzare la variante SS11 che è stato eliminato dal piano triennale delle opere pubbliche. Allora, qui stiamo parlando, questa non è la prima mozione che affronta la grande tematica della mobilità, delle infrastrutture, del sistema dei trasporti, ed è un elenco, come dire, di cose che tutti sanno, sono utili, direi indispensabili, e che una alla volta non vengono realizzate. E qui peraltro si fa riferimento anche, come sempre, non solo alle nostre posizioni politiche, ai nostri suggerimenti, ma anche a qualcosa che voi, maggioranza, avete scritto, salvo poi fare marcia indietro. Condivisione per le finalità e i risultati attesi indicati al punto 11.3.4 della relazione previsionale programmatica per il triennio 2011-2013, in merito alla promozione dell'integrazione dei servizi e delle tariffe urbane e interurbani con l'obiettivo di giungere all'estensione dell'integrazione tariffaria al 100% della rete entro il 2012. Qui sembra che questa amministrazione, che aveva fatto grandi annunci, aveva prospettato un grande cambiamento, un grande sviluppo per la provincia di Milano quando era in campagna elettorale, che aveva confermato quelle intenzioni nel primo discorso fatto da Podestà al Consiglio, con tutti i grandi obiettivi, beh, tutti quei grandi obiettivi, uno dopo l'altro, scompaiono. Cosa stiamo facendo? Dovremmo governare il territorio, dovremmo trovare soluzioni nuove per migliorare la viabilità, come dire, integrare i sistemi di trasporto tra loro. Tutti obiettivi che credo siano condivisibili, perché sappiamo tutti, destra, sinistra e centro, che l'obiettivo è rendere un servizio alla cittadinanza, e il servizio che dobbiamo rendere è quello di migliorare l'esistente. Allora qui non è che si chiede qualcosa di strano, si chiede di attuare un progetto sperimentale di integrazione tariffaria nell'area che abbiamo detto prima, ovest di Milano, che ha tutta una serie di problematicità, coinvolgendo in questa sperimentazione quelle che sono le istituzioni presenti sul territorio, che è la cosa più ovvia, naturale da fare. Allora, anche qui io mi chiedo se la maggioranza avrà il coraggio di dire no, di rinnegare in parte quelli che erano stati gli annunci fatti, gli obiettivi che voleva perseguire in questa consigliatura, perché se così è, allora non capisco cosa sia qui a fare questa maggioranza. Beh, peraltro, ecco, io guardo ogni tanto anche nella direzione dei banchi della Giunta,
vedo che qualche assessore in più è arrivato, qualcuno si è seduto anche al posto dei consiglieri, però vedo ancora una volta, terza seduta dedicata al bilancio, constato l'assenza del presidente Podestà e questo non è bello. Grazie. Grazie.